Buongiorno a tutti, benvenuti in questa diretta. È stato un weekend bellissimo. Ieri e l'altro ieri sono state due giornate fantastiche. Ho incontrato personalmente moltissimi di voi sabato a Cesena al Macro Librarsi Festival e ieri domenica a Milano. A questo evento sullo yoga sciamanico, in cui ho presentato anche il nuovo libro Yoga Sciamanico, che sarà disponibile fra 3 giorni, esce il 24, ma ieri ne avevamo già parecchie copie e comunque lo potete già preordinare sul giardino dei libri, perciò davvero è stato fantastico incontrarvi, abbracciarvi, stare con voi, sentire proprio la presenza. Ah, è stata una cosa meravigliosa, è stato bellissimo. L'energia che c'è. Siamo una potenza, ragazzi, siamo una forza. E io credo che dobbiamo essere consapevoli della nostra forza. Non è una questione meramente numerica. Un po' è anche una questione numerica, nel senso che siamo tanti, tantissimi. Ma è proprio una questione di presenza, di energia, di volontà di esserci, di volontà di partecipare a un vero cambiamento, a una rivoluzione della coscienza che, sì, è vero, parte da noi, ma non è fatta in nome dell'io, dell'individuo, è fatta in nome di una coralità di presenze, una coralità di presenze che sono visibili e anche invisibili. È bellissimo. Ah, quando abbiamo convocato la grande assemblea, la riunione dei maestri, dei maestri. Ah, è stata una meraviglia. E a proposito di questo evento sciamanico meraviglioso che è accaduto e che accade ogni volta che ci incontriamo. Stamattina voglio proprio parlare degli spiriti protettori. Sì, perché qualcuno di voi ovviamente poi mi ha scritto: ma Selene, tutti questi spiriti, come li dobbiamo pensare? Come li dobbiamo sentire? A volte tu parli di daimon, spirito guida, maestro interiore, a volte di spirito animale, o come diceva Jung, il doppio animale, a volte di maestri e maestri di maestri della meditation family, della famiglia di meditazione. A volte, nella tradizione del mantra madre, che è la tradizione cuore dello yoga sciamanico, si parla di compagno o compagna invisibile, il maestro, che è anche lo sposo, la sposa celeste, sotterranea, mistico. E a volte si parla di antenati, antenati protettori, antenati ispiratori. È una coralità di presenze. E voi forse avete bisogno di vederci un pochino più chiaro. Allora, innanzitutto questo bisogno ovviamente è un bisogno della mente, perché è la mente che ha bisogno di far rientrare
queste visioni nelle sue categorie mentali. È la mente che ha bisogno di far rientrare tutto in categorie. E oggi siamo così tanto abituati a far rientrare tutto nelle categorie che il nostro mondo gira sulla schematicizzazione, la categorizzazione delle cose. Sì, dai, se voi pensate a dove sta andando il nostro mondo, continuamente, e quelli che fanno i guru, tra virgolette, della pubblicità, del marketing, che poi è propaganda, insomma, ingegneria del consenso. Dicono sempre le solite cose, bisogna essere semplici, bisogna schematizzare, bisogna spiegare le cose in modo chiaro, non essere confusivi. Dare alle persone dei canali, delle strade chiare, lineari da percorrere. In questo mondo della propaganda, in questo mondo in cui tutto è in vendita, come diceva Rimbaud, la sua poesia, tutto in vendita. In questo mondo in cui l'obiettivo è sempre quello, creare bisogni e vendere. Tutto deve essere sistematicizzato, schematizzato per rientrare nelle esigenze della mente, perché così la mente, quando si rispecchia, quando si riflette, quando si ritrova, è contenta e compra e dice sì, perché in quello che trova si rispecchia, rispecchia i propri modelli, i propri schemi. È bellissimo quando invece è l'anima che si ritrova. È l'anima che si specchia, è l'anima che si vede. Questo è bellissimo. Quando ti trovi come nella nostra famiglia, in un mondo dove tutto è presente simultaneamente e c'è una profonda, tangibile, toccabile complessità, complessità che non è complicazione, ma è naturalezza. La natura è complessa, il tutto è nella parte in natura e la parte nel tutto. Quante volte vi ho fatto l'esempio dell'albero? Quanti alberi ci sono in natura? Tantissimi, ahimè, purtroppo sempre meno. Poi questo dobbiamo assolutamente contrastarlo. Ma ci sono tanti alberi e c'è l'albero. Ci sono tanti pini e c'è il pino. Ci sono tante magnolie e c'è la magnolia. Ci sono tanti cani e c'è il cane. Ci sono tanti lupi, pochi, troppo pochi. E c'è il lupo, lo spirito del cane, lo spirito del pino, lo spirito della magnolia. E poi ci sono tante magnolie, tanti pini, tanti lupi, tanti cani. C'è l'uno nella molteplicità e la molteplicità nell'uno. E la natura ha in sé questa complessità. La mente ordinaria non è capace di pensare in termini di complessità, per questo non comprende la reale natura delle cose. Anzi, è nemica della natura e la distrugge, anche quando la vuole aiutare, anche quando vorrebbe fare una ecologia.
E poi l'ecologia che passa attraverso la mente si rivela sempre una falsa ecologia, un'ecologia del momento, che poi a distanza di anni di tempo si rivela distruttiva. Perché la mente ordinaria non rispecchia la necessità della natura, l'anima della natura, che è complessità. L'anima della mente, la necessità della mente, perché anche la mente ha un'anima, ma è un'anima prigioniera. Allora, la complessità, la natura della mente è schematica, non è complessa. La mente segue il principio di non contraddizione che non esiste in natura. La mente segue il principio del tempo lineare, il prima e il dopo, la causa e l'effetto, che non esiste in natura, perché in natura l'effetto è contenuto, è già contenuto nelle cause e le cose accadono perché hanno un fine, non perché hanno delle cause. E quindi è bellissimo quando, come ieri o l'altro ieri, ci incontriamo e ci rispecchiamo, ci ritroviamo nelle nostre anime, nella complessità dell'anima e non nella schematicità, nella linearità della mente, che è una falsa semplicità, è una falsa semplicità. Quando gli pseudoguru delle vendite, della pubblicità, della comunicazione ti dicono devi essere semplice, devi essere schematico, per vendere di più, per piacere di più, per comunicare meglio. Ti stanno dicendo devi negare l'anima, devi negare la natura dell'anima, la complessità animica dell'esistenza, devi negare la bellezza per dare spazio unicamente alla mente. E questo è inaccettabile, perché poi questo si riflette nel tagliamo gli alberi, costruiamo case, palazzi, togliamo il bosco, la foresta, che è caos. Caos per la mente, caos fertile, è quel caos da cui incessantemente nasce una stella danzante. Togliamo il caos del bosco e piantiamo tutti belli in fila, lineari, alberi di nocciole, così produciamo un certo alimento, o alberi. Palme che danno olio di palma, così produciamo sempre quell'alimento che non vi cito perché tanto avete capito qual è, e tutti gli altri alimenti a base di olio di palma. Cioè, riduciamo la complessità, il caos della natura a piantagioni che producono per l'industria, dove gli alberi sono tutti in fila, allineati. Questa è la mente. È bellissimo quando ti puoi rispecchiare nella complessità dell'anima, come abbiamo fatto noi ieri e l'altro ieri. E allora incontri anche una complessità di spiriti. E la mente si perde in questa complessità. La mente si perde in questa complessità. Chi devo sentire? Il Daimon, lo spirito guida, oppure il maestro interiore, oppure il mio antenato di potere, l'antenata che portava il segno sciamanico e che l'ha trasmesso in via ereditaria? Oppure devo sentire il mio sposo, la mia sposa invisibile, come un vero sciamano? Sapete che tutti gli sciamani di questo mondo sono tali e
in qualsiasi tradizione spirituale dei popoli, perché hanno contratto un matrimonio mistico e quindi hanno uno sposo, una sposa invisibile, che può essere vista come celeste o sotterranea o mistico. Pensate a Hildegarda, il matrimonio mistico, eh? O pensate alle nozze alchemiche. Ogni alchimista, ogni sciamano in questo mondo ha un compagno, una compagna invisibile. Pensate alla mia amica Wai Lan Lan, con cui ho ideato le carte dei Nati. Wai Lan Lan, è una donna meravigliosa, una sciamana, che ha un marito terrestre meraviglioso e un figlio bellissimo, però tutti i venerdì notte lei abbandona il suo marito, la sua casa e torna nella casa natia dove è nata per unirsi al suo sposo invisibile, che è un Nat, uno dei 37 Nat. E pensate a Lucia di Svetlana, la protagonista dei miei libri Il profumo della luna, Il discorso alla luna, o a Lucia di Anastasia, anch'essa protagonista del profumo della luna, Il discorso alla luna. Lucia è lo sposo invisibile. Allora, in mezzo a questa complessità di spiriti protettori, meravigliosi, la mente si perde e incomincia a chiedere: ma chi devo sentire di più? Dove lo devo sentire? Quando lo devo sentire? Tutte queste sono le domande a cui non c'è risposta ed è bello non dare risposta. Quando si dà risposta a queste domande, si privano gli spiriti protettori di potere, si diminuisce il loro potere. Allora, stamattina voglio proprio trasmetterti questo. A volte la mente fa delle domande che hanno come obiettivo non già quello di avere una risposta, ma più che altro quello di depauperare, diminuire il potere dell'anima. Perché l'anima è pathos, è emozione. E la mente ordinaria, non riesce a resistere nell'intensità emotiva, si dissolve. E la mente non vuole mai dissolversi. La mente vuole sempre tenere il controllo, sempre avere il potere. E allora cerca, quando l'anima si presenta in tutta la sua potenza, la mente cerca di diminuire questa potenza. E come fa la mente a diminuire la potenza emotiva? Tenta di analizzarla, di indagarla attraverso delle domande. Delle domande a cui non c'è risposta. Però, per il solo fatto di fare la domanda e di cercare una risposta, poi a volte la mente si risponde da sola, dando delle domande assolutamente false, dando delle risposte assolutamente false, con le quali imprigiona la mente, imprigiona l'anima. La mente imprigiona l'anima con le sue risposte false. Dentro a dei canali. È un po' come quando l'uomo vuole contenere i fiumi, vuole deviare il corso dei fiumi, è un po' come quando l'uomo vuole costruire delle dighe. Insomma, l'uomo attraverso la mente ha sempre questo obiettivo di domare la natura, di controllare la natura. E così più delle volte combina dei grandi, grandi, grandi guai. E la mente ha questa mania
di controllare l'anima, di dominare l'anima. L'anima e la natura sono due facce della stessa realtà. E l'uomo ha sempre, fin tanto che non è risvegliato e quindi fin tanto che non ha ristabilito l'ordine universale, l'equilibrio primevo, l'uomo ha sempre questa mania di voler dominare e controllare l'anima. L'eterno femmineo, la notte, la lunarità e la natura. E così combina dei grossi guai, di cui poi lui stesso diventa la prima vittima. Allora, quello che voglio dirvi questa mattina è che ci sono domande che la mente pone per tentare di porre ordine, il suo ordine, di semplificare la complessità della natura e dell'anima, perché la mente vuole continuare a rimanere nell'illusione di poter esercitare un controllo, un potere sulla natura e sull'anima. La mente è questo stesso tentativo di controllo e di potere. In certe tradizioni spirituali si chiama il peccato originale, che poi continuamente, incessantemente viene reiterato dagli individui in ogni momento. In tutti quei momenti in cui all'individuo sembra di essere intelligente. Ah, ma com'è intelligente quello lì? Quante domande che fa? Ma quelle domande? Quelle domande non sono espressione di intelligenza, sono espressione di paura. Siccome c'è una paura inconscia profonda, profondissima, hai bisogno di controllare la realtà. Di mettere sotto le sgrinfie della mente l'anima e la natura, la complessità dell'anima e della natura, al fine di sentirti più rassicurato. E questo mondo, la modernità, ha intensificato tantissimo questo atteggiamento pestifero, perché tutta la nostra economia e società sono fondate su questa intensificazione del controllo della mente sull'anima. Dobbiamo assolutamente cambiare rotta, cioè dobbiamo compiere una rivoluzione della coscienza in nome dell'anima, perché l'anima è natura. Cioè, bisogna comprendere che sono due facce della stessa realtà. Distruggere la natura, tagliare gli alberi, eliminare i boschi per mettere piantagioni di nocciole o di palme, è la stessissima cosa rispetto al voler incessantemente controllare, ordinare, imprigionare l'anima attraverso una iperrazionalità che non ha lo scopo di ricercare la verità, perché la verità è nella complessità. Questa iperrazionalità che vuole domare l'anima e che toglie i boschi, le foreste, il caos fertile, danzante del bosco per mettere la piantagione ordinata. Questa iperrazionalità viene, sorge dalla paura e dal tentativo di controllo e di potere, nutrito, animato dalla paura, e che a sua volta alimenta la paura,
È un circolo vizioso nel quale siamo caduti. Esercitare un tentativo di controllo di potere è il peccato originale. Reitera incessantemente lo squilibrio primordiale, la rottura dell'ordine primevo. E questo reitera la paura, reitera il senso di colpa atavico che è nell'uomo. E quando ti senti in colpa, hai paura. E la paura intensifica il bisogno di controllo e di potere. Dobbiamo assolutamente uscire da lì. E l'unico modo di uscire da lì non è quello di cercare di migliorare le cose attraverso la tecnologia. Perché tra 10 anni, tra 20 anni, se percorriamo quella strada unicamente, ci troveremo punto a capo, anzi, sicuramente in una situazione peggiore di quella di oggi. Nessuno strumento, tecnologia compresa, può davvero essere utile all'uomo se è affidato unicamente alle sgrinfie della mente iperrazionale che ha come obiettivo il tentativo di controllo e di potere e non l'amore e non la comunione con l'anima e con la natura. Qualsiasi strumento diventa pestifero, funesto per l'uomo se è messo nelle mani di questa iperrazionalità, lasciata da sola a se stessa, non mediata dal cuore, non mediata dalla fede, non mediata dal sacro. Allora lo strumento non è mai buono o cattivo di per se stesso, dipende da come lo si usa. Gli strumenti che abbiamo a disposizione, tecnologia compresa, vanno messi nelle mani di un altro strumento di pensiero. Deve essere una mente ampliata, una overmind, una sovramente, o come piace chiamarla a me, una mente poetica, cioè una mente che mette la razionalità al servizio della fede e dell'amore. Altrimenti qualsiasi strumento, la scienza, la tecnologia, diventano un'arma che ci puntiamo contro. Quindi voi dovete pensare in termini di complessità. E cosa vuol dire questo? Vuol dire che quando scoprite la vostra mente ordinaria, che poi non è neanche vostra, è la mente del mondo, perché come già ci suggerisce Eraclito, non è vero che esiste la mia mente, la tua mente, la sua mente, esiste una mente, la mente del mondo, che è questo grande atto di squilibrio, di rottura dell'ordine primevo universale che l'uomo compie e reitera continuamente perché vuole il controllo, il potere. Allora, ogni volta che voi scoprite questa mente dentro di voi, fare certe domande per ridurre la complessità dell'anima, per cercare di mettere l'anima il suo pathos sotto il controllo della razionalità, dovete semplicemente sorridere, 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 sorridere. Quando vi trovate intenti a chiedervi: ma che differenza c'è tra lo spirito guida, il maestro interiore, l'avo di potere, l'amante mistico, il daimon. Che differenza c'è
Dovete sorridere. Dovete sorridere a queste domande della mente, che non è neanche la vostra mente, ma è la mente del mondo che fa queste domande. Il suo obiettivo non è avere una risposta. Il suo obiettivo è diminuire la potenza della complessità dell'anima per tentare di continuare a esercitare un controllo, un potere farlocco, illusorio. Ragazzi, dovete sorridere quando la mente fa certe domande. La risposta è un sorriso. La risposta è un sorriso che tacita la mente, non in modo violento, ma in modo amorevole. La risposta è un sorriso che tacita la mente e poi l'apertura del cuore, aprirvi per ricevere. E così tutto diventa impressionantemente chiaro, chiaro, di quella chiarezza, di quella lucidità così profonda, cellulare. Ogni cellula, ogni atomo del corpo riceve la risposta. Quando rinunci alla mente, quando rinunci alla mente ordinaria, all'iperrazionalità, che è pura paura. È puro tentativo di controllo. Quando rinunci a questo e ti apri, ricevi una chiarezza, una lucidità di visione incredibile, cellulare. È come se ogni cellula vedesse. Aurobindo, Sri Aurobindo parlava di mente delle cellule. È come se la mente delle cellule, che è una mente poetica, che è puro amore, pura comprensione, cioè abbraccio, comprendere, abbracciare. La mente delle cellule è pura comprensione, puro amore, puro abbraccio. Ecco, questa mente, quando rinunci al controllo dell'iperrazionalità, sorridi alla mente del mondo e la metti un attimino da parte. Per non dire che la aggioghi, eh? Lo yoga, la parola yoga ha in sé la radice sanscrita yuj, che significa proprio aggiogare, fa riferimento al giogo che si mette ai cavalli, ai buoi. E lo yoga è infatti quel meraviglioso cammino attraverso cui tu puoi aggiogare la mente del mondo. La leghi a un palo, gli dai anche del fieno, la accarezzi, gli dai anche un bacino se vuoi e gli dici: cara mente, adesso tu te ne stai qui legata ad un palo e io viaggio libero, libero, viaggio libero. Ecco, quando aggioghi la mente, yoga, si risveglia la mente delle cellule, come la chiamava Aurobindo, una coscienza profondissima che è ovunque, ovunque nella materia, la quale non è sostanza, ma è, come diceva Aristotele, pura possibilità. Nella materia che è pura possibilità, si risveglia una mente meravigliosa, che a me piace definire mente poetica, una overmind, una sovramente, per la quale tutto è chiaro, chiarissimo, lucidissimo, perché questa mente è in grado di pensare in termini naturali, cioè in termini di bellezza e complessità. La complessità è laddove il tutto è nella parte,
è la parte nel tutto, l'uno è nella molteplicità e la molteplicità è nell'uno. Allora ti rendi conto che tutto è possibile. Tutto è possibile. Ed è bellissimo, è bellissimo, è bellissimo quando sei in questa libertà straordinaria. Allora, chi è il tuo spirito guida? L'animale di potere? L'avo di potere? Lo sposo, la sposa invisibile? Ma sono tutti insieme! E questo e quello e anche quell'altro. È bellissimo, c'è una libertà straordinaria, una libertà straordinaria. E puoi fare l'amore con questo, con quello e anche con quell'altro ancora. Puoi fare l'amore con tutti questi spiriti simultaneamente, senza tradirne nessuno. Perché il tradimento, tutte queste, il matrimonio a due è un concetto mentale. È un concetto mentale, ha a che fare con l'economia, no? Il matrimonio era negozium per i romani, negozium, cioè è un affare, è un fatto economico il matrimonio, un affare, un business, un fatto economico per i romani era negozium il matrimonio. È una questione sociale questa di dirci. Sono sposato con lui e con lei, e solo con lui e solo con lei. Non è una questione naturale. La donna è sposata con l'uomo, l'uomo è sposato con la donna e può anche essere sposato con l'uomo e la donna con la donna. Ma in un senso complesso del termine, quindi con tutti gli uomini, tutte le donne. È la complessità della natura. È il due in uno. Allora, se vogliamo costruire una società in cui c'è il matrimonio, il negozium fatto in un certo modo, va bene, ma dobbiamo sempre essere consapevoli che è un evento sociale, è una convenzione sociale, è un negozium. Non è anima, l'anima è un'altra cosa. L'anima è. Pensate al mito, pensate a certi personaggi come Teseo. È Teseo di chi è figlio? Ma non si sa, ancora oggi non lo sappiamo. È figlio di Egeo, il re Egeo, il re di Atene, Egeo, e simultaneamente di Poseidone. Perché sua madre ha fatto l'amore con Egeo e con Poseidone. E Teseo non si sa di chi è figlio nel mito. Viene presentato ora come figlio di Egeo, ora come figlio di Poseidone. E Dioniso di chi è figlio? Di Semele o di Zeus? Atena, che nasce dalla testa di Zeus. Nel mito addirittura l'uomo, il maschio partorisce. Le possibilità sono infinite per l'anima, infinite, infinite. E allora tu capisci che ogni cellula del tuo corpo è una cellula sessuale, erotica. Perché tu sei il prodotto di una cellula sessuale che si è riprodotta, 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 riprodotta fino a generare tutto il tuo organismo. E quindi l'eros, l'energia creativa della vita, è in ogni cellula del tuo corpo. E tu puoi simultaneamente fare l'amore col tuo spirito animale nel tuo secondo chakra, con il tuo maestro interiore nel quarto chakra, con il tuo avo di potere nel terzo chakra, con il daimon nel quinto chakra. Puoi simultaneamente.
essere accoppiato con una molteplicità. Questa è la libertà, questa è l'assoluta libertà dell'anima, che non è assenza di legge, ma è la presenza della legge dell'amore. La legge dell'amore è libertà, perché la legge dell'amore è il darsi, e quindi suona sempre così: ciò che tu vuoi, non ciò che io voglio, ciò che tu vuoi. E in questo c'è un'assoluta libertà. Perché quando tu dici agli spiriti ciò che tu vuoi, gli spiriti dicono a te ciò che tu vuoi. E quindi diventi assolutamente libero e infinitamente potente. Quel potere che la mente ordinaria va cercando, non lo troverà mai attraverso il tentativo di controllo. Ma il cuore immediatamente lo incontra nel momento in cui compie il sacrum facere, il darsi, l'offrirsi. Nel momento in cui tu ti fai, la tua mente ordinaria ti fa la domanda pestifera: ma allora tutti questi spiriti come li ordiniamo? Come li incaselliamo? Come li controlliamo? Come li utilizziamo addirittura? E quindi ti fa la domanda pestifera: lo spirito guida o il maestro interiore? Lo spirito animale o l'avo di potere? E poi lo sposo mistico dove lo colloco? Nel momento in cui la mente ti fa queste domande pestifere, tu devi sorridere, sorridere come prima cosa, e aprirti, cioè darti ciò che tu vuoi, non ciò che io voglio. E immediatamente arriva la risposta, che è chiarezza, lucidità di visione, amore e non incasellamento, non schematicizzazione. Oggi è assolutamente importantissimo essere capaci di fare questo. È assolutamente importantissimo trovarsi qui alle 7 della mattina a parlare di questo e ripeterlo e ripeterlo e ripeterlo e divulgarlo e continuare a parlarne. Perché stiamo correndo un rischio grandissimo, stiamo correndo il rischio di perdere l'anima, di prosciugare il seme, stiamo correndo il rischio di spegnerci, di cadere totalmente vittime della mente del mondo, iperrazionale, che ha come fine il controllo e il potere. C'è una volontà nel mondo di cui io credo gli individui non sono nemmeno consapevoli. È una volontà, come direbbe Aurobindo, asurica. È la volontà di dominio, la volontà di dominare il mondo. Questa volontà va assolutamente contrastata con la potenza dell'anima. Perciò oggi più che mai è importantissimo rendersi capaci di pensare in termini di complessità attraverso il pensiero del cuore e di ribellarsi ai tentativi di schematizzazione, di controllo della mente che nascono dalla paura. È importantissimo oggi. Questa è la rivoluzione della coscienza. E ciascuno di noi deve impegnarsi a compierla. È solo in questo modo
che possiamo avere una chance, una speranza di raggiungere una vera felicità, una vera realizzazione in questa vita. Il mistico è il vero rivoluzionario oggi. E essere rivoluzionari oggi è l'unico modo per raggiungere una vera realizzazione e una vera felicità. E quindi vi invito alla rivoluzione. Vi invito assolutamente alla rivoluzione. Sono assolutamente una sovversiva dell'anima. E vi invito a essere tali, sovversivi, rivoluzionari, rivoluzionari e sovversivi dell'anima, dell'amore. E quindi pratichiamo l'OMI. 1 minute immersion, ok? 1 minute immersion, la nostra meditazione quotidiana sulla complessità. Oggi la facciamo proprio su questo. Almeno per 1 minuto al giorno, almeno 3 volte al giorno. Cerca di sentire il caos. Il caos fertile, la fertilità del caos. Come diceva Nietzsche, ci vuole una buona dose di caos per partorire una stella danzante. Per almeno 1 minuto al giorno immergiti nel caos, nella fertilità del caos, da cui è possibile partorire la stella danzante. Immergiti nella danza dei tuoi spiriti, senti la complessità dell'anima, la copresenza dello spirito animale, del daimon, del maestro interiore, dello spirito guida, dell'avo di potere e dello sposo, della sposa mistica. Senti la complessità. E questo sposo, questa sposa mistica è celeste, sotterranea o invisibile? È tutto insieme in una complessità. Danza in questa complessità. Shiva, come dice il Lingam Purana, crea l'esistenza danzando, danzando, danza con gli spiriti nella complessità dell'anima. L'anima è una nella molteplicità e questa molteplicità la chiamiamo spiriti, numi, dei, dee. Ed è la molteplicità nell'uno e questo uno lo chiamiamo il divino. L'uno nella molteplicità e la molteplicità nell'uno. L'anima è complessità. Ok? Facciamo questo OMI oggi. Vediamo che cosa mi dite. Wow, come vi voglio bene. È stato bellissimissimo trovarvi in questo weekend, incontrare molto di voi. Ieri è stato bellissimo. Ah sì, c'eri. Sì. Giuliana, se ne parlare dell'anima e dell'amore, non sei ascoltato, peggio sei guardato come un alieno. Come fare a farci ascoltare dagli altri? Non preoccuparti di questo, anche questa è una domanda della mente. Sorridi a questa domanda. Non chiederti come faccio a farmi ascoltare dagli altri. Parla all'anima, parla all'anima. L'anima non è l'altro. L'anima è il tuo riflesso, è il tuo specchio, è ciò che tu sei, è la natura, è l'anima del mondo. Parla all'anima del mondo. Non chiederti come faccio a farmi ascoltare. Il tuo deve essere un canto. Noi dobbiamo cantare l'amore che sentiamo dentro. Noi dobbiamo cantare l'anima
che sentiamo vibrare e in questo provare piacere. Celebrare, celebrare. Basta con questa mania di comunicare. Basta. Ci hanno intortato abbastanza con questa mania di dover comunicare. L'arte della comunicazione è diventata pura arte della vendita e dell'intortamento. Noi dobbiamo celebrare, non comunicare. A breve farò un corso online sulla comunicazione. L'ho intitolato Public Speaking. E parlerò di questo in questo corso, di come parlare in pubblico, ma anche parlare col tuo compagno, la tua compagna, tuo figlio, tua figlia. Parlare non è comunicare, è celebrare, è cantare, è amare, esprimere gioia. Comunicare è sempre cercare di intortare l'altro. L'arte della comunicazione è l'arte del cercare di intortare l'altro oggi, ragazzi. Ma tu non puoi intortare l'altro perché l'altro non esiste. Alla fine intorti sempre te stesso. Porca miseria. È giusto. Mi hanno detto, Selene, non dire parolacce in diretta. Ma come si fa a non dire parolacce in diretta? Come si fa? A un certo punto, l'arte del comunicare è arte dell'intortamento oggi, nella nostra società, nella nostra sedicente civiltà. E alla fine l'arte dell'intortare l'altro diventa arte di intortare te stesso. Voi dovete cantare, cantare, celebrare, liberi, liberi, liberi. Non dovete filtrare con la mente quello che dite. Voi dovete sentire il suono della voce che esce, delle parole che escono e cercare la bellezza in questo suono, cercare la musicalità, la bellezza. Allora è il cuore che dà significato, non la mente. Se cerchi di spiegare, per esempio, se io mi mettessi qui a cercare di spiegarvi qualcosa, spiegare vuol dire passare dalla mente. Se invece uno fa uscire la voce perché è un dono della natura e questo dono deve uscire per celebrare, per cantare, per unire, per vibrare. E allora è il cuore che entra in gioco ed è il cuore che dà significato alle parole. E tutto diventa meraviglioso. Non sei qui per spiegare, sei qui per celebrare, per cantare, per amare. Comunicare in natura è un atto erotico in cui c'è un'unione profonda da cui nasce una stella danzante. Comunicare nella società per la mente non è un atto erotico da cui nasce una stella danzante. È un atto di tentativo di controllo. Questo va assolutamente superato e dissolto. E quando ce la fai, superi tante paure e acquisti tanta forza, tanta gioia. La natura è con te quando il cuore è con te. Il caos, dice Stefano, delle voci interne ed esterne, alcune definite ed altre burioni. Le voci burione, quelle che si burlano di te,
non sono mai anima. L'anima non si burla di te, l'anima ti ama. Anche a me succede a volte, ma abbiamo anche una missione, come dicevo prima, ma capita anche a me. Cosa, Mirko? Ti capita anche a te? Un giorno ci incontreremo noi, che tutte le mattine siamo insieme in questo meraviglioso spazio, sì. Ti ascolto in posizione meditativa sotto la cappa magica. Che bello, Elisabetta. Sei lo spirito protettore umano insieme a tutti gli altri. Ah, che bello. Selene, quindi il tuo corso di public speaking non è sul comunicare, giusto? È per celebrare, danzare con l'altro, quindi completamente diverso, nel senso dagli altri che vogliono vendere per intortare. Ho capito bene, ma certo, avevi qualche dubbio? Avevi qualche dubbio che il mio corso di public speaking fosse un corso di public speaking normale, ordinario, in cui ti insegno a vendere? Dai, certo, il mio corso di public speaking è un corso per imparare a cantare la gioia dell'amore. Come conciliare queste meravigliose parole con la quotidianità? Questa è un'altra domanda della mente ordinaria. Vedi che la mente ordinaria ha sempre paura di non farcela. La mente ordinaria ha sempre una qualche paura. E si fa tutte queste domande che nascono dalla paura. È normale, ragazzi, è normale. Io sono qui per aiutarvi a vederlo, perché se lo vedi lo superi, se lo vedi lo sciogli. Io non sono qui per dare le risposte alle vostre domande mentali. Io sono qui per aiutarvi a dissolvere le domande mentali, perché in queste domande mentali vi tormentate inutilmente, vi autolimitate. Le domande che la vostra mente vi fa non hanno lo scopo di una vera comprensione, di arrivare a una verità. Le domande che vi fa la mente hanno l'unico scopo di limitarvi, di contenervi, di continuare a rendervi misurabili, prevedibili e governabili, perché la mente ordinaria non è un vostro strumento, uno strumento dell'anima, è uno strumento del sistema. E quando la mente ordinaria vi fa le domande, non ha lo scopo di portarvi a una più alta comprensione, ma quello di continuare a mantenervi in un binario di prevedibilità, di controllabilità e di misurabilità. Perciò alle domande della vostra mente dovete rispondere con un sorriso e tuffarvi nel caos dell'anima da cui partorirete sicuramente una stella danzante. Quindi, tesoro, grazie per la domanda, perché sono sicura che permette a tutti di mettere in luce questo meccanismo. Come facciamo a conciliare tutto ciò con la quotidianità? È la domanda della mente che ha paura e che vuole controllare. Tu non devi conciliare, è già tutto conciliato. Quando sei nell'amore, nell'anima, è tutta un'armonia meravigliosa. Per la mente è caos, per la mente è oddio, come faccio a conciliare? Per la mente è pura paura, è puro panico. Ma l'anima? Per l'anima è pura armonia, è tutto già conciliato, è tutto già conciliato fin dall'origine. Voi non dovete fare nessuno sforzo di conciliare l'amore, l'anima con la quotidianità. Si concilia da sé, è già tutto conciliato. Dovete solo togliere la paura che così possa non essere, l'idea che così possa non essere. Dovete togliere quest'idea, dovete togliere questa paura. Perché tutto è già così,
È già tutto conciliato, è già tutto meravigliosamente perfetto. Non avete bisogno di compiere nessuno sforzo. È solo al cadere di ogni sforzo che tutto risulta evidente. La suprema condotta è assenza di sforzo. La suprema condotta è assenza di sforzo. Non abbiate paura. Non chiedetevi: ma come faccio? Ti piace? È bello? È bello stare nell'amore, nella danza, nella vibrazione dell'energia? È bellissimo perdere il controllo? È bellissimo compiere il surrender? Rinunciare al controllo della mente e perdersi nel caos dell'anima è bellissimo! E allora fallo! Che ti importa di come lo concili con la quotidianità? Si concilia da sé! Si concilia da sé! Perché in verità è conciliato e armonizzato fin dall'origine. Non c'è nessuno sforzo che devi fare. È la mente che ti fa la domanda. È la mente che ti fa la domanda per ingabbiarti di nuovo, per controllarti di nuovo. Lasciatemi andare alla sana, saggia, illuminata follia. Perché quello che per la mente è follia, per l'anima è illuminazione. Il grande bosco del caos, l'immenso prato della sana, saggia, illuminata follia. È lì dove dovete entrare, la foresta immaginale, come si chiama nella tradizione dello yoga sciamanico. L'estasi, l'estasi, quando la mente perde il controllo e la guida è affidata all'anima. Quella è l'estasi. È bellissimo. Allora, ragazzi, facciamo Omi. Vi devo salutare perché il tempo sta per scadere, se no la diretta si chiude da sola su Instagram. Abbiamo solo al massimo un'ora. Comunque non è poco. Praticate Omi oggi e ci vediamo domani. Stessa ora, stesso luogo. Ok? Vi voglio bene. Ciao, a domani.